pieno di buche con lo skate, non è facile, Gribbio. Sotto una carrozzeria dalle forme slanciate, ispirata a quelle sportive degli anni 60, si cela una moderna. Basta dare un'occhiata al cruscotto digitale. Raffinatissima Gran Turismo destinata a chi vuole una sportiva di Maranello, un po' fuori dagli schemi, e meno estrema rispetto alle berlinette con motore posteriore. La Ferrari Roma cela un potentissimo V8 con 620 cavalli sotto il lunghissimo cofano, mentre la trazione è ovviamente posteriore. L'abitacolo 2+2 fa viaggiare comodissimi guidatore e passeggero, mentre per chi si mette dietro la situazione cambia. Non piccolo il baule, almeno parlando di una sportiva a 272 litri di capacità minima, tuttavia l'accessibilità è limitata dall'1.8 che si estende molto verso il basso e dallo spoiler estraibile. Motore 3,9 litri V8 sa essere anche mansueto ed è ben supportato da un confortevole, ma all'occorrenza fulmineo cambio a doppia frizione a 8 rapporti. A trasformare questa belva in una docile compagna di viaggio ci pensano le diverse posizioni del manettino sul volante. Potenti i freni carboceramici di serie, come per tutte le Ferrari. Nell'abitacolo ci si può sbizzarrire nello spazio disegnato attorno al guidatore e anche al passeggero anteriore. Caratteristica la forma della plancia a doppio U che abbraccia entrambi. Per quest'ultimo si può ordinare un display a colori da cui tenere d'occhio le prestazioni dell'auto e molto altro. Per quanto riguarda i sistemi di assistenza alla guida, chi vuole fare un uso frequente della Ferrari Roma dovrebbe aggiungere il cruise control adattivo, anche i sensori di distanza posteriori e le telecamere a 360 gradi. E per i viaggi potete anche considerare il set di valigie personalizzato studiato appositamente per questa vettura. Una bella nota di eleganza distingue la Roma dai modelli del cavallino più estremi. Ci sono anche delle note dolenti. Gli aiuti alla guida sono disponibili, ma a pagamento, condizionando anche la sicurezza, secondo me, dovrebbe essere di serie. Il bagagliaio non è piccolo per una sportiva, ma l'accessibilità è limitata dall'1.8 e dallo spoiler. Connettività. Apple CarPlay è ormai di serie per molte utilitarie, mentre qui si paga. E poi ragazzi, quel mega iPad gigante là dentro che sembra che l'hanno messo lì per sbaglio, veramente a livello estetico non mi piace. Però questo è solo il mio parere, voi che ne pensate? E con il mio NTG ora ve la faccio ascoltare. Ciao ragazzi, bentornati su Officina del Pilota. Oggi una bella Ferrari Roma ed è un piacere. Stiamo crescendo sul canale, arrivano supercar, il merito è vostro che mi date fiducia e che mi date la spinta di lavorare duramente. Il mio compito è quello di farvi stare qui con me nell'automobile insieme. E che automobile, ragazzi? Ferrari. Ferrari Roma, l'orgoglio italiano. È un piacere ogni volta guardarne una, ascoltarne il suono del motore, questa passione che abbiamo nella nostra penisola meravigliosa. E poi il cavallino che tutti ci invidiano in ogni parte del mondo. Ma che meraviglia! Oggi non ve la voglio raccontare come abbiamo già visto in tanti video sul tubo fatti bene dai miei colleghi.
Ormai è uscita già da un po' questa macchina e ve la racconto in una maniera diversa. Ve la faccio ascoltare con i nostri ASMR, ve la faccio vedere alla guida. Ovviamente questa macchina è potentissima. Il motore è dietro l'asse anteriore. Molto equilibrata la macchina, ovviamente. 48-52 trazione posteriore. Che spettacolo! Questa è una GT, una macchina pensata per un cliente che non vuole solamente le prestazioni, che magari ci vuole anche viaggiare o usarla in città tutti i giorni. In effetti il cockpit è insonorizzato benissimo. Io ora non sto utilizzando nessun tipo di microfono speciale se non quello della GoPro qui sopra la mia testa e riesco a sentire cosa dico. Rispetto alla 430 Scuderia, per esempio, che all'interno dell'abitacolo si sente tantissimo il motore e ovviamente le emozioni partono alle stelle, qui invece siamo un po' più signori. Aria condizionata, questi tasti touch con questo infotainment pensato da Ferrari che ci fanno capire immediatamente che siamo in una vettura sì sportiva, sì velocissima, sì bella da guardare, ma anche una vettura che può essere usata tutti i giorni e soprattutto per fare lunghi viaggi. Una 2+2. Ma i posti qui dietro effettivamente sono molto piccoli, ci stanno solo dei bimbi. Come frena, ragazzi, incredibile, impianto carboceramico. Pedale sensibilissimo. La macchina pesa circa 1540 kg, non è pesantissima. Monolitica, guardate che linea, sembra un proiettile. Che capolavoro, ragazzi. C'è qualcosa che effettivamente a livello estetico avrei cambiato, ma nel complesso molto bella. Ovviamente poi con gli optional il prezzo aumenta, Ferrari ti lascia una bella targhetta nel bagagliaio posteriore che ti ricorda tutte le specialità della casa. Cambio a 8 rapporti, questa macchina in modalità automatica e mettiamo anche il manettino su comfort. Questa macchina sale su in quinta marcia, guardate, a 40 km orari, sono in quinta marcia a 40 km orari. Ed è una poltrona, ha una coppia di oltre 700 Nm, ragazzi. Torniamo in manuale, torniamo in modalità race e cerchiamo di sentire un po' il motore di questa macchina che rispetto ad altre Ferrari, come dicevo poco fa, si sente meno, ma non pensiate che quest'auto non abbia delle prestazioni eccezionali. Mamma mia quanto cammina! Impressionante. La cambiata è velocissima. Bellissimo poter frenare con il piede sinistro, anche se come sensibilità ne ho di meno ovviamente rispetto al piede destro, ma una volta che ti abitui vai forte. Una macchina davvero troppo veloce per essere guidata su queste strade. Molto interessante sarebbe provarla in autostrada. Quella là dietro genera 90 kg e tiene il posteriore bello incollato all'asfalto. 197 km orari, ottava marcia. In autostrada questa macchina dà il meglio di sé. 210, siamo in botte. Sesta, vediamo una quinta marcia, una quarta. Giù. Quanti giri fa, Marco? Al limitatore 8000? 8000, sì. Non c'è bisogno di scalare le marce, ragazzi, con questa coppia così. L'erogazione è impressionante, prontissima a tutti i numeri di giri. Che rispetto che ho per questa macchina, una gran paura a guidarla, ho paura che mi parta il posteriore e ho paura di fare qualche danno, ovviamente sono concentratissimo. Si avverte quel centinaio di chili in più che ha questa macchina, come dinamicità di guida è eccellente, ma dai, diciamoci la verità, non si può volere la moglie ubriaca e la botte piena. L'impatto acustico all'interno dell'abitacolo
è discreto e quindi non ti rendi conto delle velocità che percorri. Wow! Quanto tira, signori, Madonna, che diavolo! Rendetevi conto della brutalità dell'accelerazione. Ma poi quanto costa sta macchina? Oltre 200.000 euro. Sono cifre che le persone normali si comprano una casa e fanno il mutuo a vita. Ma che meraviglia! Solo poterla guidare, sognarla insieme a voi è bellissimo. Sogno. Ho provato a schiacciare un po' di più il pedale del freno e quanta fiducia ti dà, quanta. Cosa è andato? Sei promosso, arruolato. Comprerei? No, non la comprerei, perché è una Ferrari pensata anche per viaggiare. Se dovessi scegliere una Ferrari, ne comprerei un'altra. Più ignorante, più rumorosa, più cattiva, più leggera, vabbè, lo sappiamo, no? Quello che penso, anche vorrei sapere la tua, con un budget del genere, se avessi un budget del genere, che auto compreresti? Se avessimo la fortuna, ecco, di spendere tutti quei soldi, quale compreresti? Io ti dico che ne comprerei 4, pure 5, magari mi farei una bella Citroen Saxo Darelli, che ne sai, no? Per divertirsi, mi piacciono le macchine zozzone, ignorantone. Comunque io per viaggiare, raga, porto moglie, 2 figli, 2 cani, all'occorrenza anche 2 biciclette, quindi a me serve una cosa molto molto più grande e soprattutto una cosa che consuma la metà, o un quarto. Visti anche i costi della benzina in questo periodo, sta di fatto che questa macchina è una bellissima esperienza di guida, velocissima. Un piacere guidarla, sono contentissimo, ringrazio il proprietario e ringrazio anche il mio caro amico Marco che mi ha accompagnato in questa gita molto divertente. Ringrazio Simoni Racing che è lo sponsor di questo video, www.simoniracing.com. Qui sotto in descrizione ti lascio una serie di link per abbellire la tua auto. Io mi sfoglio sempre questo bellissimo catalogo. Grande Alan, caro amico, che abbiamo fatto una crazy run della madonna. Vi faccio uscire un video, ragazzi, che spacca. Ci siamo classificati davvero bene. Guarda quanta roba c'è, i tappetini. Questo è fighissimo. Io per esempio ho preso il fondo con grip antiscivolo da mettere nel bagagliaio. Un guantino, un cappellino, una maglietta, una giacchetta. I distanziali, per esempio per un vostro amico, un regalo. Il distanziale piccolo, da 1 centimetro. Terminali di scarico. Bello questo Black Inox. I tubi in silicone. Ah, io adoro questi. Gli interruttori universali. La customizzano e la rendono più racing. No, questi no. No, fighissimo questo. Questo è carino, portachiave così mi piace. Tutti i profumini per la zia. La chiocciolina. A chi piace il turbo. Voilà, 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 che porta carino. Targa, carino. Antenne. C'è di tutto. Io ti lascio una serie di cose che secondo me sono giuste per abbellire, tunare la tua automobile e anche ti lascio un codice sconto ODP15 che se tu acquisti risparmi qualche soldo e io guadagno qualcosina, così mi aiuti a supportare il canale. Quindi cosa stai aspettando? Vai qui sotto di corsa a vederti il link e poi iscriviti al canale. Lasciami un like, un commento, attiva la campanella se ancora non l'hai fatto, raga. Siete stupendi, io vi adoro. Ciao, ci vediamo alla prossima. Tu sei matto. Che vuoi di più? Autostrade, viaggio, eleganza e grande, grande sportività. Poi
con una potenza incredibile, si controlla benissimo, il volante è molto molto preciso. Mi raccomando, se vi è piaciuto il video lasciateci un like, commenti come se ci fossero domani, attivate la campanella, iscrivetevi al canale e noi come al solito ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao! I gotta play this, I gotta play this.